Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con le video interviste di About Pharma. L'approfondimento di oggi è uno dei tre dedicati al tema della transitional care nella gestione dell'artrite idiopatica giovanile, un argomento che abbiamo trattato anche con un articolo di approfondimento e appunto tre video interviste. I nostri ospiti di oggi, come vedete, sono due e sono nello specifico il dottor Francesco Latorre, responsabile del centro di riferimento di reumatologia pediatrica della regione Puglia, presente nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, e la dottoressa Maria Grazia Anelli, dirigente medico dell'unità operativa di reumatologia universitaria dell'azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari. Ricordiamo che i due ospedali appartengono alla medesima azienda ospedaliero universitaria. E allora, intanto benvenuti, grazie per la vostra disponibilità. Grazie a lei per l'invito. Grazie a lei per l'invito. Dottoressa Anelli, parto da lei, la specialista che riceve in un certo senso il paziente che magari già da tempo è seguito dallo specialista, dal pediatra. E quindi porta da inizio e porta avanti questa fase appunto di transitional care. Quando dovrebbe iniziare? Quali sono un po' i tempi corretti di questa transizione? E perché, le chiedo anche, si rende necessaria, come spesso accade in tutte le malattie croniche a insorgenza precoce? Allora, sì, la transizione dalla cura del reumatologo pediatra a quella dello specialista nell'adulto rappresenta un passaggio molto delicato sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista psicologico ed è fondamentale quindi che la transizione avvenga in maniera corretta per poter assicurare al giovane paziente una continuità delle cure che raggiunga e che comunque continua a mantenere un livello di vita soddisfacente e un benessere e un'adeguata qualità di vita. Una transizione non ben strutturata, una transizione non corretta, può portare a, come conseguenza al fatto che il giovane paziente abbandoni e non disattenda quelle che sono le visite successive di follow-up, non seguendo adeguatamente la terapia, e ovviamente questo espone il giovane paziente al rischio dello sviluppo di complicanze oppure alla comparsa di danni d'organo che, come sappiamo, sono appunto irreversibili. La transizione dovrebbe iniziare tra i 16 e i 17 anni, comunque quando il giovane paziente è in remissione clinica stabile e quando è pronto dal punto di vista psicologico, e dovrebbe continuare per almeno 6 mesi o comunque per almeno due incontri successivi che prevedano la contemporanea presenza del pediatra e del reumatologo dell'adulto. Dottor Latorre, come dicevamo, la compresenza di queste figure specialistiche è fondamentale durante la fase della transizione. Nel caso specifico, lei solitamente è il professionista che conosce da più tempo il paziente, quindi quello che le chiedo è, nel momento in cui ha avvio la transizione, il pediatra, il reumatologo pediatra, che cosa si aspetta? Quale contributo si aspetta dal collega che solitamente si occupa dei pazienti in età adulta? Trattandosi di un percorso spesso iniziato tanti anni prima di questa fase di passaggio, quello che mi aspetto è che si verifichi la continuità in questo percorso. La continuità che può essere intesa sia in senso tecnico che in senso comunicativo. In senso tecnico è chiaro che il paziente è abituato a eseguire, come dire, la sua valutazione in una determinata maniera e si avvicinano i contesti per questa valutazione facendo l'ambulatorio insieme. Quindi anche questo è un dettaglio importante del fare e di poter fare questo ambulatorio contemporaneamente. Stessa cosa per la comunicazione, che però poi viene integrata e migliorata nella fase successiva, poiché è una comunicazione basata sull'interazione col genitore prima e poi diventerà solo con il paziente. Quindi mi aspetto una continuazione, un'evoluzione di quello che stiamo già facendo. Dottoressa Nelli, le faccio una domanda che chiaramente punta a dare delle indicazioni soprattutto ai suoi colleghi che non sono magari abituati alla gestione condivisa di questi pazienti. Di quali tipo di informazioni avete assolutamente necessità da parte del
pediatra, nel momento in cui ricevete, tra virgolette, un paziente di questo tipo, mi riferisco a degli aspetti che magari i pediatri possono dare per scontati, ma che invece probabilmente per voi tali non sono. Vi sono delle differenze sostanziali. Il primo punto sicuramente è che il giovane paziente proviene da un ambulatorio che è quello pediatrico, in cui ha un rapporto esclusivo con il pediatra, un rapporto di tipo confidenziale. Il bambino è cresciuto con lo specialista reumatologo pediatra, quindi si trova a transitare in un ambiente frequentato prevalentemente ad adulti, anche nella sala d'attesa, e dove non riceve più tutte le attenzioni personalizzate a cui era abituato in precedenza. Il secondo punto è che nel bambino la gestione della malattia e della terapia è interamente a carico dei genitori, quindi quando diviene adolescente o giovane adulto deve imparare invece ad occuparsi autonomamente di tutti gli aspetti della sua malattia. È per questo che è fondamentale il momento del passaggio, perché bisogna preparare il giovane adulto ad essere indipendente, consapevole della propria patologia e responsabile della gestione della malattia. È importante anche affrontare, e si affrontano, nuove problematiche che non venivano prese in considerazione durante le visite nell'ambulatorio dello specialista pediatra, come per esempio si inizia a parlare, soprattutto quando si ha a che fare con giovani donne, del problema della contraccezione. Questo modello integrato che garantisce la transitional care ai pazienti con artrite idiopatica giovanile è presente in Regione Puglia. Dottor La Torre, le chiedo di ricostruirci come si è arrivati a questo risultato, come per esempio collaborate con altre aziende ospedaliere, sia della stessa regione, ma anche di territori limitrofi. Ovviamente il percorso non è mai come dire, una condizione immediata. Noi abbiamo costruito e stiamo cercando anche di implementare da tutti i punti di vista questo ambulatorio condiviso. Questo ambulatorio che noi facciamo sostanzialmente per adesso mensilmente, una volta al mese, e viene fatta nei luoghi appunto dove si troveranno poi ad essere eseguiti nelle fasi successive, quindi direttamente nella reumatologia universitaria. Questi ragazzi, cercando di garantire quei dettami che ha già detto la dottoressa Nelli. Il passaggio fondamentale è e rappresenterà l'evoluzione di questo ambulatorio è l'istituzionalizzazione. Ancora a livello nazionale non ci sono delle regole, non ci sono delle regole che diano la garanzia istituzionale. Che cosa vuol dire? Se riusciamo ad avere questa garanzia, ci saranno delle risorse dedicate a questo tipo di processo che per adesso è basato solamente sulla buona volontà della gente, anche se ben organizzato come magari nel nostro caso. Questo è il primo passaggio, istituzionalizzazione. Il secondo passaggio, come già dimostrato nel nostro ambulatorio, una transizione ben fatta può dare una persistenza al follow-up di questi pazienti di numeri molto alti. Noi siamo sopra il 90%, circa il 95% dei pazienti che seguiamo nell'ambulatorio non hanno perso la fiducia nell'essere curati. In letteratura c'è una perdita dal 30 al 50% di questi pazienti che poi non si fanno seguire. Questo è molto importante ai fini delle problematiche che possono seguire la fase successiva alla non cura o alla cura in maniera non adeguata di queste malattie. Quindi l'istituzionalizzazione è un processo importante e l'istituzionalizzazione sarà la base di tutte le reti. La nostra regionale, che per ora ha fondamentalmente una base pratica solo nel nostro ambulatorio, esiste un PDTA che non è stato ancora globalmente recepito, e la possibilità poi di evolvere nella comunicazione con altri centri, perché non tutti hanno la fortuna di avere le due figure nella stessa azienda e quindi la possibilità di interagire anche con metodiche che possano essere quelle di interazione a distanza, ma garantendo la copresenza, anche se a distanza, del reumatologo pediatra con il reumatologo, potrà sicuramente dare un impulso pratico e organizzativo in maniera più uniforme a questo tipo di ambulatori. Io ringrazio i due ospiti di questo appuntamento, il dottor Francesco La Torre,
responsabile del centro di riferimento di reumatologia pediatrica della Regione Puglia, l'ospedale Giovanni XXIII di Bari, e la dottoressa Maria Grazia Anelli, dirigente medico dell'unità operativa complessa di reumatologia universitaria, azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari. Grazie per il vostro contributo. Grazie Grazie a lei. Abbiamo dunque cercato di spiegare quanto sia importante, perché sia così importante garantire un'adeguata transizione ai pazienti affetti da artrite idiopatica giovanile, e descritto un modello, quello sviluppato in Regione Puglia, che ci auguriamo possa essere anche un riferimento per altri territori che volessero intraprendere questa strada. Grazie, e naturalmente continuate a seguirci su aboutpharma.com per vedere altri approfondimenti di questo tipo. Grazie e buona serata.